Buongiorno e benvenuti dalla Beach Arena Riviera delle Palme da Alessio Formica di Live Sport Academy, finale terzo e quarto posto per la categoria Under 11 di questo trofeo degli chalet. Giocano Chalet Miramare contro Chalet Golden Beach. Chalet Miramare in maglia bianca che attaccherà da sinistra verso destra, Chalet Golden Beach in casacca verde che attaccherà da destra verso sinistra. Rimessa, va il 12, forte il tocco, palla che va fuori. Sia il Golden da una parte che Castelletti dall'altra, il tiro, palla che va fuori. 0-0, ricordiamo, in caso di parità ci saranno i calci di rigore. Buono il pallone intercettato, cercato Fernandez da Silva, cerca di spazzare la difesa della Miramare. Mattioli lotta ma perde il pallone e c'è il gol, segna l'1-0 Manuel Marotta. Rinvia e va in avanti, il tiro, palla che va fuori. Castelletti, Focaracci la para, buona la parata di Focaracci, dai, che quindi tiene anche se tirerete sotto il punteggio così. Intanto tiro, palla sul paro, poi altro tiro e finisce qui il primo tempo 1-0 per lo Chalet Miramare. Noi pronti per il secondo tempo che inizia adesso. Ha battuto il Golden Beach che attaccherà da sinistra verso destra in questa seconda frazione. Andrà da destra verso sinistra il Miramare. Ricordiamo che sì ragazzi, categoria Under 11, si stanno giocando la finale terzo e quarto posto del trofeo degli chalet qui a San Benedetto del Tronto. Difensivo ci pensa e poi va Di Battista. Wow, dalle tribune si diceva tira, 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 lui ci ha creduto e l'ha messa dentro. 2-0 quando siamo arrivati solo ad 1:12 dall'inizio del secondo tempo. Fatto il cono, adesso Mattioli va in avanti, Miozza! C'è il gol del 12, 2-1. Adesso quindi si riparte da calcio d'inizio. Sta sistemando il pallone Marotta. Fischia il direttore di gara, l'ha toccata, non sarebbe valida perché dovrebbe fare un tiro il pallone. E invece sì, è valido, segna Capriotti. C'è il gol del 3-1. Capriotti, c'è vicino Sorrentino. Servito, vuole in una verticale Castelletti che non può prenderla. Capriotti lotta contro Enrichello, Enrichello la mette in mezzo, rimane lì la Pagnozza, provvidenziale. Però in avanti Gianfranco Castelletti non riesce a girarla, ma c'è Sorrentino che prova il tiro. Colonna in difesa il numero 8. Manca veramente poco. Miozza, buona la parata. Riparte poi Massaroli, vuole Castelletti. Troppo corta la palla per quest'ultimo. Cerca di tenerla in campo Massaroli, buono il tentativo di giocata, poi il tiro. Parata creata la montagnana, intanto gli applausi per l'uscita di Sorrentino che non riesce. Ti auguriamo una veloce guarigione. Intanto il tiro, Miozza la para. Abbiamo superato il 24esimo da qualche secondo. Fischietto in bocca per il direttore di gara. Miramare che arriva terzo quindi in questo trofeo degli chalet. Vince 3-1 contro un buonissimo chalet Golden Beach. Gli facciamo i complimenti.